Voler parlare del Tao genera in sé già una contraddizione. Come si fa a parlare di qualcosa che non è possibile esprimere a parole? Eppure ragazzi, parlare del taoismo è necessario, però cercatemi di far luce su una metafora che magari può esservi d'aiuto. Immaginate di voler trovare appunto la radice di questo Tao, la vera verità, mettiamo la verità con la V maiuscola, e immaginate che sia all'interno di un tempio metaforico. Il problema è che nessuno può spiegare che cosa c'è dentro questo tempio, nemmeno chi ha gli occhi fissi all'interno di quel tempio, nemmeno chi ha fatto esperienza può spiegarvelo. Quindi non resta che affidarsi a un maestro che sì, abbia visto che cosa c'è dentro questo tempio, ma non può spiegarvelo a parole, ma può soltanto indicarvi la via, un po' come ci abbiamo qui questo sfondo molto suggestivo. Quindi il maestro vi indica la via, voi dovete raggiungere questo tempio e, immersi nella vita quotidiana, non avete il GPS. Ecco, il maestro è un po' il GPS che vi fa scoprire la via. Ma una volta trovato il tempio, siete voi a dover entrare dentro e a guardare cosa c'è dentro. Il bello è che una volta dentro capirete che non siete mai stati fuori dal tempio. Quindi il taoismo è una sorta di panteismo, una sorta di vedere la divinità in ogni cosa. Anche se questo mio modo di dire, vedere la divinità in ogni cosa, crea ancora una volta una sorta di scissione fra due cose, cioè la divinità e le cose. Invece il classico Deus sive natura, cioè Dio è la natura e qualsiasi cosa che voi vedete è tutto è uno, secondo i taoisti. Cioè non c'è differenza fra me, la videocamera, voi, l'asfalto, siamo tutti parte del Tao, siamo tutti permeati da questo grande vuoto mistico che è all'origine di ogni cosa ed è un qualcosa che è sempre esistito, sempre esisterà, che vedete già la mia difficoltà a esprimervi, a trovare i giusti termini, perché anche è all'origine di ogni cosa, secondo i taoisti è sbagliato, perché è qualcosa che è sempre stato e sempre esisterà e non esiste nulla al di fuori del Tao. Il problema è che noi possiamo capire a livello concettuale questo pensiero e magari anche farci, no, belli con l'altra gente e spiegare che cos'è il taoismo. Però questo è un sapere da intellettuali e i taoisti fanno molta differenza tra il sapere dell'intellettuale e quello del saggio. La differenza è che l'intellettuale, attraverso i concetti, può farti capire più o meno in cosa consiste il taoismo. Il saggio invece lo vive. Ed è una percezione molto corporea, cioè è proprio un qualcosa che riesci a sentire dentro, diremmo quasi come l'illuminazione, no? Il raggiungimento del nirvana, a un certo punto qualcosa si palesa e quel qualcosa ti cambia la visione di tutto e non crei distinzione fra ciò che pensi e ciò che vivi, tu diventi ciò che vivi, tutto entra a far parte di te. Quindi questo ancora una volta è un pensiero concettuale che voi potete capire, che io posso capire, ma viverlo è tutt'altra cosa. Di conseguenza il taoismo a livello concettuale, spero di avervi fatto capire che cosa è, sicuramente non posso farvelo vivere attraverso un video su YouTube. Ma perché parlare di taoismo, di religione nelle arti marziali? Perché sappiamo che, perlomeno nelle arti marziali orientali, la religione, la filosofia, i sistemi morali sono strettamente correlati alle arti marziali. E io oggi voglio parlare di un libro che è questo qui, Il segreto e il sublime, misteri e magia del taoismo, di Edizioni Mediterranee, autore John Blufeld, spero di averlo pronunciato bene. Vi voglio parlare di questo libro. Come vedete è solo composto da scritte, non ci sono immagini ed è un saggio molto molto particolare. Io adesso leggo la quarta di copertina perché penso che esprima bene davvero cosa è racchiuso in questo libro.
è un saggio vivace che racconta le esperienze personali dell'autore, che ha vissuto a lungo in Cina, dove ha raccolto testimonianze dirette di eremiti praticanti il taoismo in ambienti naturali di squisita bellezza e suggestione. Non un romanzo con la maschera della realtà, ma una realtà vincente con qualche leggera pennellata di romanzo. In effetti, nel libro viene spiegato dall'autore stesso che tutte le esperienze che lui racconterà sono esperienze che sono realmente accadute, quindi è un vero e proprio saggio che parla di ciò che lui ha sperimentato sulla sua persona attraverso vari viaggi incantevoli, ragazzi, verso mondi che sembrano quasi non esistere più, e probabilmente è molto difficile ricercare quell'esperienza, quelle sensazioni che l'autore ha vissuto nei suoi anni in Cina, perché oggi viviamo in un mondo molto più centralizzato da un punto di vista economico, molto più saldo, molto più consumistico forse dell'epoca, e magari, almeno mi piace pensare, che prima fosse un pochettino meno presente questo aspetto di mercato, e fossero, credo io, molto più facili da trovare questi templi un pochettino immersi nella natura. Magari mi sbaglio, però è quello che l'autore un pochettino anche mi ha fatto capire rispetto a quello che lui ha vissuto. E c'era già allora il problema del pensiero consumistico che avanzava già nell'epoca in cui l'autore ha fatto questi viaggi, e quindi figuriamoci al giorno d'oggi, ragazzi. Quindi l'autore nel libro ci dice chiaramente che è un compendio, questo libro, dei suoi viaggi, in cui ha chiaramente fatto talmente tanta esperienza che è un po' difficile racchiudere il tutto in un libro. Di conseguenza ha optato per questo sistema, cioè nel raccontare tot esperienze, invece che illustrare singolarmente i vari luoghi, i vari maestri in cui è andato, ha magari accorpato determinate esperienze fatte in ambienti diversi, dando un nome fittizio a un unico tempio e magari a un unico maestro. Questo per agevolare la lettura senza farci, diciamo, girare la testa andando da un posto all'altro in maniera troppo repentina. Sicuramente il viaggio è molto importante in questo libro, racconterà dei suoi viaggi da un tempio all'altro, però in realtà i templi qui illustrati sono molti di meno di quelli che l'autore ha visitato. Quindi ha pensato di unire le esperienze per creare, in un certo senso, dei super templi, delle super esperienze in cui ha racchiuso molto del suo vissuto. Nel libro si cerca di dare un'impronta storica, cercando di capire più o meno da dove deriva il taoismo, anche se l'autore sa benissimo che è un'impresa impossibile, poiché bisogna andare talmente indietro nel tempo che le fonti storiche sono sicuramente incerte. I nomi più importanti sono Lao Tse e Chuang Tzu, considerati i maestri che hanno portato alla luce la conoscenza del taoismo all'umanità. Però, ragazzi, è impossibile dire è nato giorno tot, allora tot, per opera di. È molto difficile, anche perché ci sono varie distinzioni di tipo accademico. Come sapete, ci sono diatribe quando si parla di religioni, è inevitabile. Quindi c'è un taoismo accademico, uno popolare, uno basato sullo yoga, sulla sessualità, sulle respirazioni, sugli esercizi fisici, un taoismo più mistico. Quindi è molto molto difficile, e ognuno in un certo senso cerca di sentire sua la parte più in cui si vede più rappresentato. Può essere per un intellettuale il taoismo più accademico e così via. Quindi è molto molto difficile riuscire a delineare cosa è il taoismo da un punto di vista storico. Si possono tracciare delle linee guida, però, ragazzi, davvero è impossibile. Ma adesso andiamo a parlare di qualcosa di più banale, facciamo un attimo una pausa parlando di qualcosa di più estetico, vediamo un pochettino come si presenta il libro. Voi sapete che io questa collana con questa grafica l'adoro, è veramente bella, essenziale, e su un libro sul taoismo ci sta davvero da Dio. E invece, per quanto riguarda
il contenuto da un punto di vista, diciamo, di refusi, ne ho trovati molti di più rispetto a altri libri che ho letto, forse perché ci sono molte più scritte, non saprei. Comunque ne ho trovati parecchi, soprattutto nella parte iniziale. Non è una cosa che disturba la lettura, il contenuto, però qualcosa di cui tenerne conto. Affrontiamo adesso il punto di vista dell'autore. A me interessa molto perché l'autore è molto lontano dall'idea che il taoismo deve essere qualcosa di accademico. Insomma, immaginate gli studiosi che si litigano su un termine, su un ideogramma, sulla radice. Lui dice: ogni aspetto del taoismo, da quello popolare a quello che utilizza lo yoga, la respirazione, ogni aspetto del taoismo fa parte ormai del taoismo, ed è bene studiare tutti i vari campi perché sono sempre campi della saggezza di questo tipo di religione e filosofia. Sono aspetti diversi che ti fanno guardare tutti comunque in una direzione, cioè nel grande Tao. E l'autore si vede che è molto di parte, si sforza di non esserlo, però si vede che è molto legato a questa corrente di pensiero, anche se non manca di mettere in luce domande che lui ha rivolto a maestri taoisti proprio per metterli in difficoltà. Ad esempio, anche secondo lui, secondo l'autore, il taoismo rappresenta un pochettino un'utopia, cioè è un pochettino inapplicabile nei contesti odierni dell'epoca e soprattutto in quello di oggi. È un pochettino difficile convincere le persone ad essere in armonia con la natura, a prendersi del tempo, a non correre troppo, a dare valore al silenzio, a ricercare nel silenzio se stessi e di conseguenza la comunione con il Tao. È un pochettino difficile nel mondo dei social. Ma voi, come sapete, io sono qui anche per questo, per cercare di un attimo di farvi staccare dal mio canale, acquistare un libro, leggerlo. Voi sapete che io do molta considerazione al libro, proprio perché secondo me i video, il parlare, i libri sono strumenti diversi che ci fanno sempre guardare nella stessa direzione. Il libro ti costringe ad essere lento, di conseguenza ti fa riflettere molto di più sugli argomenti e anche su te stesso. E questo è un buon libro per riflettere non solo su una religione orientale, ma proprio sulla radice di noi stessi, cioè cercando di rispondere a domande che si sono posti praticamente tutti i filosofi di ogni epoca. In altri contesti poi l'autore mi ha fatto un pochettino sorridere, perché ci ho trovato anche un pizzico di ingenuità. Cioè, diciamo che il taoismo, soprattutto la parte mistica, è molto legata, cioè crede fermamente nell'esistenza di demoni e robe di questo tipo. Lui parla di alcune esperienze personali che dà per scontate che siano delle verità, perché lui le ha vissute e le percepisce come verità. Fa anche un esempio in cui ci dice chiaramente che magari noi occidentali abbiamo inventato termini come psicosi, bipolarismo e altre condizioni cliniche, mentre la stessa cosa non è accaduta in Oriente, in cui hanno preferito dare il nome di un demone, il demone dell'acqua, il demone del fuoco, per indicare appunto queste problematiche mentali. Bene, a un certo punto si inizia a parlare di qualcosa di un pochettino più marziale anche, cioè di pratiche particolari che consentono ai taoisti di, non so, forarsi la pelle senza far uscire il sangue, camminare sui carboni ardenti e compiere altre prodezze di questo tipo, che hanno lasciato a bocca aperta l'autore nel momento in cui lui ha assistito a prodezze di questo tipo. Ora, lui soprattutto sulla questione del camminare sul fuoco ha affermato nel libro che, diciamo, che è quasi una prova che non si può ribaltare, cioè una prova tangibile. Com'è possibile camminare sul fuoco? E lui dice: vi assicuro che io mi sono avvicinato con la mano al fuoco ed erano carboni ardenti, ragazzi, e questi passeggiavano sopra come se fosse nulla. Ora, a livello di scienza lo sappiamo che i carboni
ardenti non conducono il calore a livello in modo ottimale, non trasferiscono il calore in maniera istantanea alla pelle. Di conseguenza, se si mantiene un certo passo, noi riusciamo a percorrere un tratto di strada, anche piuttosto considerevole, camminando su carboni. Non ve lo raccomando, ragazzi, perché comunque c'è bisogno di tutta una preparazione anche particolare, anche mentale, ragazzi, perché qualche scottatura c'è, però a livello scientifico, camminare sui carboni non è tutta questa impresa. Per strade molto più lunghe, tenete presente che si organizzano queste strade lunghe di carboni ardenti in cui ci sono delle, diciamo, zone di sosta per riposarsi. Quindi si cammina e si cerca di andare su questa zona per poi ritornare su zone più calde. E questo, diciamo, uno se ne può accorgere perché il fumo che emettono questi carboni sono differenti. In base alla temperatura, il fumo è un pochettino differente. Quindi, ragazzi, ci sono questi trucchetti per impressionare il pubblico, che poi è quel taoismo, direi io, volgare, cioè quello, diciamo, proprio del volgo, del popolo, che vuole delle dimostrazioni per credere, no? A queste robe taoistiche, no? Queste robe religiose. Di conseguenza, vuole delle dimostrazioni pratiche. Un buon taoista, un buon maestro taoismo, del taoismo è molto riluttante in effetti a mostrare queste cose, però sa che è necessario perché comunque sopravvive anche grazie alle donazioni che ha dal popolo. Di conseguenza, l'idea del taoista che non sia un ciarlatano è che mostrare queste cose da un lato è necessario, dall'altro un po' avvilente, perché in un certo senso, no, si sminuisce quello che è il taoismo vero. E attenzione che il taoismo vero crede proprio in cose mistiche, direi magiche. Non a caso il sottotitolo è Misteri e magia del taoismo, cioè, ragazzi, si crede effettivamente che, arrivati ad un certo grado di meditazione, di comunione col Tao, tu diventi il Tao. Di conseguenza, alcuni credono proprio che il corpo si smaterializzi per diventare immortale in comunione con il Tao. È molto interessante poi capire questo fatto qui, cioè che per i taoisti l'immortalità non è un qualcosa di infinito, è strano da dire, ma in realtà è più che altro un riuscire a sopravvivere per eoni, cioè per un tempo davvero gigantesco. Però nessuno è immortale nel vero senso della parola, nel senso che è infinito. E in questo senso nemmeno gli dèi, addirittura, secondo i taoisti, sono immortali. Possono vivere per eoni, per ere gigantesche, inimmaginabili, ma non sono immortali. L'unica cosa che esiste eternamente è proprio il Tao. Altro paragrafo interessante, adesso vado a saltelli perché mi piace lasciarmi trasportare dal flusso anche quando faccio queste recensioni. Altro aspetto molto interessante, naturalmente, è il taoismo che fa uso dello yoga sessuale. Naturalmente sappiamo che la sessualità è qualcosa che attira tutti, ok? Quindi è molto curioso vedere come intendono loro la sessualità. Ed è facile qui entrare in un tranello, come dire, no? Cercare di vedere la cosa in malafede, no? Per dire sì, vabbè, con la scusa del taoismo, dello yoga, della sessualità, è la scusa buona per praticare tanto sesso. In realtà non è quello, considerate che non è affatto facile. Immaginate che, secondo il loro concetto, il maschio, ad esempio, che pratica l'atto sessuale con la donna, deve praticare il coito interrotto. Di conseguenza non c'è coito appunto nel rapporto, quindi non c'è mai l'apice del piacere. L'obiettivo è quello, secondo loro, è quello di mescolare fluidi e cercare di fare una sorta di, seguitemi, di gravidanza inversa, cioè attraverso il proprio seme e il fluido della donna. Secondo loro, se si trattiene il coito, in un certo senso quasi come se io accogliessi dentro di me
il feto, e però si verifica una cosa particolare che loro chiamano la pillola aurea, questi concetti qui in cui si crea appunto il germoglio che ci consente di arrivare ad uno stato di coscienza superiore e sicuramente ad una longevità maggiore. Però l'obiettivo per i taoisti, quelli che sono proprio, diciamo, avviati verso una vera conoscenza e determinazione nella conoscenza del Tao, è proprio quello dell'immortalità. In questo senso, ragazzi, si può criticare, non criticare, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Condensare un video sul taoismo in così pochi minuti, raga, è impossibile. Ci sarebbe da dire tantissimo, è un argomento esagerato, ragazzi, veramente esagerato. Si potrebbe parlare per ore dell'aspetto storico, per ore dell'aspetto filosofico, per ore dell'aspetto religioso, spirituale, e per ore delle contraddizioni e del mondo occidentale in rapporto al taoismo. Insomma, ragazzi, è davvero un qualcosa di infattibile. Per questo esistono i libri, per permettervi appunto di prendervi maggior tempo rispetto a un video, e io vi consiglio caldamente questo libro di John Blufeld, Il segreto, il sublime, misteri e magia del taoismo, di Edizioni Mediterranee. Io vi metto il link sotto in descrizione se volete acquistarlo. Se utilizzate il mio link, sapete che è un link affiliato, di conseguenza voi non pagate nulla di più, però una parte di quel denaro serve per finanziare il mio progetto di divulgazione marziale sul web. Quindi, ragazzi, riassumendo, questo libro è un libro davvero romantico, ragazzi, cioè rappresenta il viaggio verso qualcosa di ignoto, sia verso una cultura a noi ignota, ma anche verso proprio l'ignoto, in senso appunto come il taoismo. Quindi si vedono tribolazioni interiori dell'autore, dubbi, perplessità, innamoramento, situazioni strane che accadono. Insomma, ragazzi, quando c'è il viaggio, c'è l'imprevisto, c'è la scoperta, ci sono le gioie, ci sono i dolori. E questo è un libro veramente, veramente romantico, ragazzi, non trovo altri termini, perché davvero c'è un amore e una passione smisurata. Poi si può dire di tutto sull'autore, si è lasciato troppo coinvolgere, non coinvolgere, se ne può parlare per ore, ragazzi, sia del rapporto dell'autore col taoismo e sia del taoismo in sé e in tutte le sue sfaccettature. Ragazzi, hanno scritto libri su libri su libri su libri. Vi consiglio questo perché è un ottimo inizio, soprattutto per chi vuole approcciarsi a questa complessa materia. È davvero un ottimo inizio che vi prenderà per mano e vi condurrà lungo la via del Tao.